Il Francavilla continua a rinviare l'appuntamento con la vittoria che manca ormai da un mese e mezzo. Nelle ultime 8 gare i giallorossi hanno ottenuto 7 pareggi ed una sconfitta, con un ruolino di marcia che vede il bicchiere mezzo vuoto per una formazione partita con ambizioni ma che non riesce da troppo tempo ad esprimersi come vorrebbe. Giallorossi in campo con il 4-2-3-1 e Dos Santos unica punta di ruolo, assente Banegas, Marchigiani a specchio con lo stesso modulo ma anche qualche assenza di troppo, freddo e sole al Pacini Carotti con 300 spettatori sugli spalti, terreno allentato in condizioni precarie soprattutto lungo le fasce laterali, partenza di gara equilibrata con al nono gli ospiti pericolosi con un tiro di Montagnoli sopra la traversa. Il Francavilla si rivede al 17° con una punizione dalla tre quarti di Cosmo Palumbo e con la palla che termina di pochissimo al lato. Al 22° ancora Abruzzesi in evidenza con una sponda di Palumbo per Montagnoli che controlla la palla e tira, trovando però la risposta del portiere di casa Anconetani. E la squadra di Paolo Racchini a fare la partita, anche se al 26° Ricci dalla distanza fa correre un brivido a Spataro che controlla il pallone in due tempi. L'occasione più clamorosa per gli ospiti arriva al 32° quando in area marchigiana Dos Santos mette al centro per Montagnoli che nei pressi della linea di porta in equilibrio precario mette la palla sopra la traversa. Poi qualche altra sortita offensiva della formazione abruzzese con il punteggio che resta però sullo 0-0 fino all'intervallo. Nella ripresa al terzo giallorossi in avanti con Palumbo che con un tiro insidioso sfiora il palo della porta marchigiana. Racchini al 7° effettua il primo cambio con l'ingresso in campo di Cruz per Montagnoli. La partita resta comunque aperta anche se avara di emozioni con il secondo cambio che arriva al 17° in casa abruzzese con l'ingresso in campo di Milizia per De Costanzo e con il neoentrato che al 19° ha subito un guizzo con il suo tiro che fa però terminare il pallone di pochissimo al lato. Nella Jesina al 20° in campo Trudo per Bubalo. I padroni di casa appaiono più determinati non riuscendo però mai a creare seri rischi dalle parti di Spataro. Le emozioni arrivano con il contagocce, con il campo quasi impraticabile che condiziona le giocate di Jesina e Francavilla. Ospiti che dopo una lunga fase di stanca poi si rivedono nel finale con un tiro alto di Cruz, ma è un lampo nel buio con uno 0-0 che alla fine non accontenta nessuno. Racchini, 7° pareggio nelle ultime 8 gare, Francavilla che non riesce più a vincere, anche oggi ci avete provato, però obiettivamente non ci sono state grandissime occasioni da rete. Ma è stata una partita equilibrata su un campo quasi impraticabile, perché poi nel secondo tempo soprattutto era difficile giocare. Penso che nel primo tempo abbiamo fatto qualcosina in più noi e abbiamo avuto anche un paio di occasioni con Montagnoli, con De Costanzo e con Dos Santos. Quindi penso che la partita doveva essere sbloccata nel primo tempo. Poi queste sono partite poi che io ho provato a cambiare qualcosina davanti, ho messo Cruz, ho messo insieme a Dos Santos dietro Palumbo, però non era facile giocare, si sperava magari di sbloccarla su qualche situazione di palla inattiva e non ci siamo riusciti. Purtroppo è una storia che va avanti da parecchio, non si riesce a vincere. Comunque diciamo che abbiamo dei giocatori davanti che sanno segnare, però in questo momento è così e bisogna guardare avanti. Hai un po' anticipato la domanda che volevo farti. Dos Santos, giocatore che lo scorso anno aveva segnato tantissimo ad Avezzano, seconda gara con il Francavilla ancora secco ma soprattutto ancora un po' fuori dal gioco della squadra. È arrivato da una settimana, quindi a Matteo bisogna dare il tempo per continuare a lavorare. È un attaccante che ha fatto sempre i suoi gol e ne ha fatti pure tanti, quindi lo aspettiamo. Quindi domenica abbiamo un'altra partita in casa dove non si può sbagliare, perché oramai diciamo che questa situazione va avanti là da parecchio e se pareggi consecutivi si muove la classifica, sì, però è anche vero che poi comincia a essere pesante. Quindi guardare avanti con fiducia, abbiamo subito una partita con l'Isernia da non sbagliare. Prestazione che vale perché il Francavilla è una squadra importante, e una squadra che ha sicuramente meno punti di quello che la classifica dice, perché ha valori fisici, tecnici e anche proprio di squadra complessivi importanti. E devo fare complimenti ai ragazzi per la prestazione che hanno fatto. Non era assolutamente facile contro una squadra così fisica, e
una partita, giocare una partita così dispendiosa. Abbiamo capito la partita da fare, abbiamo capito che è una partita sporca e l'abbiamo giocata come doveva essere giocata. Quindi è una prestazione importante, è una prestazione tosta, gagliarda, che ci fa guardare al futuro con fiducia.